Buongiorno. Poi vi spieghiamo. Nel frattempo siamo dentro sta baracca qua. Portacci vostri, raga. Ti accorgi veramente quanto fanno cagare le altre macchine solo quando le guidi o quando ci entri dentro. Voi direte: perché il Frank e la Moira sono dentro una Panda? E boh, ve lo spieghiamo. Panda, attenzione, poi l'avete visto, Panda color guardia di finanza, quindi non è proprio il massimo, diciamo. Lo so ragazzi, vi state facendo delle gran risate con noi qui dentro, Allora, lo so che siete curiosi come la gatta, voi siete curiosi come la gatta, più che altro devo capire cosa siete più curiosi, se sapere perché la family è dentro una Panda, o dove siamo. Allora, vabbè, prima vi dico perché siamo dentro una Panda. Se vi ricordate, noi sono 2 anni abbondante che viaggiamo col parabrezza rotto, vi ricordate? Partì un sasso che ha fatto un piccolo puntino, dal puntino si formò subito una crepa e poi caldo, freddo, vibrazioni, pim pum pam, sta crepa corso tutto per il parabrezza. Noi siamo assicurati per i cristalli, ma non so per quale motivo, questa cosa poi eventualmente, se qualcuno di voi la sa, me la spieghi, la nostra assicurazione non, gli abbiamo detto che è successo all'estero, non ci ha mai dato la possibilità di fare la riparazione all'estero. In che senso? Noi abbiamo la polizza che sostanzialmente, se lo facciamo con una vetreria convenzionata con l'assicurazione, paghiamo solo 50 euro di franchigia, giusto? Sì. Se invece lo facciamo a spese nostre, paghiamo, mi sembra, 300 euro. Quello che sia, io ero disposto anche a pagare soldi, perché capisco che quelle convenzionate all'estero con loro non ci sono, ma non ci hanno neanche mai detto: no, faccia pure riparare il parabrezza e ci mandi la fattura. Vabbè, comunque. E quindi niente, abbiamo portato il buon Pacchi a cambiare il vetro ieri, parabrezza, e ci è andato l'autosostitutiva e oggi andiamo a ritirare Pacchi. Qui ci rilacciamo al perché siamo venuti in Italia. Adesso questo è uno dei motivi, ce ne sono tanti, perché noi ragazzi siamo in Italia. Sì, siamo in Italia ragazzi, ecco il perché il titolo è The Grand Tour Italy. Siamo entrati in Italia per alcuni motivi, uno dei motivi è questo, cambiare il parabrezza, anche perché sono cambiate un po' di cose, poi eventualmente ci sediamo con calma e vi spieghiamo un attimo, sono cambiate un po' di cose. Se vi ricordate l'ultimo video eravamo in Grecia, sciallati, a fare la grigliata e robe varie. Da quel video ad oggi è passato circa 20 giorni, in quei 20 giorni sono capitate un po' di cose, più che altro noi, interne nostre, tra me e Moira, che ci hanno sostanzialmente obbligato a prendere una decisione, importante, cioè quella di rientrare in Italia. Rientrare in Italia, uno dei motivi era cambiare il parabrezza, uno dei motivi è andare a trovare amici e parenti e poi rinnovare i documenti per sistemare alcune cose. Anche perché abbiamo in progetto di fare un ulteriore viaggio. Mi anticipo solo che casa in Grecia, tanta roba, siamo rimasti non contenti di più. Sì, ci è servita molto. Fatto sta che, se vi ricordate, parlavamo di stabilirci, quindi di fare qualcosa di concreto. Però purtroppo, come si suol dire, quando ti droghi, è vero che c'è una fase di disintossicazione, ma tutte le volte che vedi un ago ti viene l'acquetta. E qui è un po' la stessa cosa, perché comunque vada, quando fai 4 anni come noi a viaggiare, a vivere on the road, è vero che noi ormai è raggiunto tempo di cercare il comfort, come si suol dire, però è anche vero che la scimmia è sempre qua. È sempre qua che tocca e ti dice: allora, quando partiamo? Vabbè, poi dopo lo approfondiamo tra poco. E niente, siamo rientrati in Italia, faremo un tour. Ora non abbiamo capito bene come farlo, come non farlo, però non sarà un tour così vacanziero, nel senso che abbiamo degli obiettivi, abbiamo delle cose da sistemare che avevamo lasciato in sospeso qui in Italia, e quindi il viaggio, diciamo, questo tour sarà
inerente a questo. Abbiamo poi da parlare, a fare un video sul viaggio, ragazzi, lasciamo perdere. Noi non abbiamo filmato nulla perché vi dico la verità, il giorno del viaggio è stato un po' non una merda, di più, poi ve lo racconteremo. E se dovevamo anche in quella merda collegate la roba, star lì a filmare, dopo comunque vi spieghiamo tutto. Adesso andiamo a ritirare i pacchi, noi ci rivediamo dopo una volta presi i pacchi, andiamo a far colazione e poi dopo approfondiamo il tutto. Lo so che avete l'acquolina in bocca, però ancora qualche, una mezz'oretta via e ci siamo, d'accordo? A dopo. Portacci tua Groviera. Guarda che bello. Ragazzi, che strade, madonna mia. Poi guidare così, molto reattivo, con la macchina così piccola, mi viene in mente che siamo, Lupin e Margot. Oh, ti ricordi? Sì. Sembriamo Arsenio Lupin. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Guardate che bel parabrezza, ragazzi. Il buon Pacchi è tornato. Guardate che bel parabrezza che c'è qui. Che spettacolo. È tornato il buon Pacchi, ragazzi. Ma che bel parabrezza nuovo, Sta cosa poi del perché non mi hanno mai dato l'ok per sistemarla all'estero, me la devono spiegare. Però vabbè. Anche perché un'altra novità è che siamo riusciti a fare la revisione, perché se vi ricordate noi dal 2022 che giriamo l'Europa con la revisione scaduta, perché all'estero non si può fare, e quindi il Pacchi c'ha anche la revisione. Ora allora ci fermiamo a far colazione, cerchiamo un barettino, che vi ha visto una pasticceria, cerchiamo di capire se c'ha un paio di tavolini, se fa anche caffè, altrimenti non so, ci andremo in un bar, vediamo di inventarci qualcosa. Comunque, tutte le volte che facciamo mettere le mani su Pacchi siamo sempre in apprensione. Infatti la signora, eravamo un po' nervosi, gli abbiamo spiegato poi del perché siamo nervosi. E quindi, allora, qui c'è la pasticceria. Andiamo un attimo, a parte che non c'è Pacchi. Butta un attimo un occhio dentro. Sì, ha fatto via la pizzeria. Okay, perfetto. Allora, qui c'è la Scavolini. Fermiamoci alla Scavolina a comprare la cucina. Mortacci. A few moments later. Siamo più comodi adesso, Siamo venuti via dal centro, dal casino, Non ne possiamo più, No. Allora, voglio aprire subito e chiudere una parentesi. Ragazzi, ci siamo ricatapultati, giusto? Si dice bene, Catapultati in un disastro allucinante, Ma lo sapevamo, immaginavamo questo e questo è stato. Non pensavamo che 4 anni di vita on the road, vedendo comunque in totale 26-27 paesi, ritornando qui in Italia, non pensavamo mai di ritrovare comunque, scusatemi la parola, ma un paese incasinato, buche, traffico, cioè il traffico, ragazzi, noi ce l'eravamo dimenticato. Non abbiamo mai fatto traffico, ma anche in Spagna, ma perché questo? Cioè, di base il messaggio è uno solo, perché la gente poi non capisce quando gli raccontiamo queste cose dei paesi stranieri, dei paesi esteri. Ma come mai di là non vi lamentate? Non è vero, ci siamo sempre lamentati anche dei problemi degli altri paesi, ma ci sono certi problemi che in altri paesi non esistono, come il traffico. Ma perché non esiste, per dirvi, il traffico in Spagna? Perché non esiste il traffico, non so, in Grecia? Perché non esiste il traffico? Perché sono in pochi. Sono in pochi, qui c'è una concentrazione di persone per chilometro quadrato che è impressionante. Quindi di conseguenza basta pensare che in totale qui abbiamo fatto già un centinaio di chilometri, guardavamo la natura che circondava, colline, pianure, montagne. Ma ogni luogo è pieno di abitazioni. Tutto abitato, paesi, paesini, città, ville, proprietà private. Cioè, noi veniamo, per ripeto, dopo 4-5 mesi in Grecia, dove lì invece è proprio il contrario, lì hai pochissimi abitanti per chilometro quadrato e quindi ti capita di fare, non so, 200 chilometri di montagne e colline, tutte verdi, tutte libere, tutte
capito? Proprietà privata praticamente zero, a venire in un paese così che è praticamente tutto estremo. Comunque, volevo più chiudere questa parentesi. Ora arriviamo al dunque. Siamo in Italia da pochi giorni, cos'è? Una settimana, 10 giorni. Adesso, a parte questo discorso di traffico e robe varie, perché? Cosa è cambiato? L'ultimo video, se vi ricordate, eravamo davanti a un bel poletto, davanti alla grigliata, nella nostra casa, penso la casa più bella che abbiamo mai trovato, robe varie. Se vi ricordate, facciamo un discorso di fermarci a lungo termine, quello che sia, e via dicendo. E fino lì va bene. Da quel video lì poi abbiamo smesso di registrare. Ricordi che abbiamo detto prendiamoci un momento di relax, anche perché arriva un momento della vita in cui devi, secondo me, guardarti allo specchio e capire cosa realmente vuoi dalla vita, giusto? Quando ero piccolino mio padre mi diceva cosa vuoi fare da grande? E io ovviamente non sapevo rispondere, perché cosa ne so, io vorrei fare tutto, quello sì. Anche perché poi programmare troppo a lungo termine non va bene, perché poi cambia un imprevisto, succede un imprevisto, succede qualcosa e quindi la tua percezione di quello che vuoi fare cambia. Che è quello che è successo sostanzialmente a noi, no? Eh sì, volevamo tanto una casa, poi L'abbiamo trovata, l'abbiamo avuta, però allora lo sapevamo che con l'arrivo della bella stagione, ecco, questo è anche un fattore da capire. Noi quando è che abbiamo avuto veramente il desiderio di una casa? Quando è cominciato freddo, la l'inverno freddo. pioggia, cioè se vi ricordate tutto è cominciato praticamente dall'Ungheria, Romania abbiamo preso un sacco di acqua, Bulgaria abbiamo preso un sacco di acqua e lì praticamente c'è stato proprio il desiderio forte di dire voglio una casa. Casa che poi alla fine abbiamo trovato una, poi non andava bene perché c'era muffa, abbiamo trovato questa qua in Grecia, tantissima roba, proprietari di casa super squisiti. Sembrava che avessimo trovato la casa della nostra vita, no? Cos'è accaduto però? Cos'è accaduto, ragazzi? È cominciato, bellissime giornate, temperature alte, le gatte e noi che bene o male volevamo stare sempre fuori. Comincia il cervello a lavorare, ci veniva in mente quando abbiamo girato la Danimarca, ci veniva in mente quando abbiamo girato la Spagna, ci veniva in mente l'Estonia, la Polonia, cioè. Poi Google Maps non aiuta perché ogni tot ti manda i tuoi ricordi dell'anno scorso, i tuoi ricordi di due Questa anni cosa fa. qua di Google Maps, come dice lei, è un grave problema perché ogni giorno ci arrivano le foto, ci ripropone le nostre foto. Ti ricordi quando qui eri in Portogallo? Cioè, a me manca tantissimo il In Portogallo, Danimarca, una roba spettacolare, la Danimarca. Quindi, allora a un certo punto ci siamo guardati, io e Shura Mora, e abbiamo detto: ascoltami, Moira, ascoltami, sì. Non siamo obbligati. Francesco, noi siamo obbligati ad avere una casa, No. primo. Ma anche perché avere la casa è la cosa più semplice del mondo, come abbiamo sempre sostenuto. Paghi e ti fermi. Arrivi in un paese che ti piace, in quel momento lì vuoi una casa perché non so, il tempo è brutto, fa freddo, quello che sia, cerchi una casa, paghi e ti fermi. Intanto, come abbiamo fatto il discorso dei costi, è la stessa identica cosa. I costi che abbiamo fermati in una casa sono gli stessi di quelli di viaggiare. Quindi, per adesso, sostanzialmente, il discorso nostro era quello di ritornare a viaggiare perché casa bellissima, tutto quello che vuoi, però ci siamo rotti i maroni. Ripeto, complice molto il clima perché secondo me. Se continuava il freddo, se continuava la pioggia, saremmo stati in casa col caminetto, io amo il camino poi, quindi tantissima roba. E quindi ecco il perché abbiamo ripreso a viaggiare. Quindi sì, è ufficiale, la famiglia ha ripreso a viaggiare, come però sono cambiate anche lì un po' di cose. Noi sostanzialmente abbiamo qua il discorso dell'Italia, di vedere alcuni posti dell'Italia. Fino adesso abbiamo preferito guardare quello che c'era intorno all'Italia, anche per farci comunque una cultura, per imparare delle lingue, per vedere se effettivamente fuori dall'Italia Si si vive vede meglio, e ve lo confermo, su quello non ci piove. Complice anche il fatto che volevamo entrare a trovare i parenti, volevamo tornare a vedere degli amici. Io no, lei deve rinnovare, se non sbaglio, la patente, dobbiamo fare alcuni documenti. Ho detto facciamo l'utile al dilettevole. La Grecia e l'Italia praticamente sono molto vicini, allora abbiamo detto prendiamo un traghetto. Traghettiamo in Italia e ci facciamo un tour in Italia. Discorso caravana, ecco una cosa che vi dobbiamo dire, la caravana non è qui con noi. Vi spiego anche il perché. Inizialmente abbiamo detto non c'è problema, la caravana è a posto, l'abbiamo anche pitturata, vi ricordate che dovevamo fare lavoro a California, non abbiamo filmato niente perché non avevamo molta voglia di filmare, l'abbiamo sempre detto, noi se facciamo una cosa la facciamo perché vogliamo farla. E il fatto di doverci star lì con la videocamera, registrare, anche no. Quindi, la caravana è a posto, l'abbiamo pitturata e via dicendo. A un certo punto siamo seduti al tavolino, tranquilli, in scioltezza che la caravana sarebbe venuta con noi. A parte che il biglietto e il traghetto con la caravana costavano, non dico il doppio, ma quasi. Eh, Perché loro anche ovviamente, mezzo. no, te la contano molto di Eh più. sì.
Noi in totale per il biglietto abbiamo speso 509 euro, sì. Noi due, la macchina, cabina interna dedicata agli animali, perché ovviamente noi abbiamo le due gatte, e 509, con la caravana di 860-870 euro. Quindi al di là del discorso economico ci siamo fatti delle domande. Noi una cosa che non ci piace fare, ma anche perché non ne comprendiamo il senso, è quello di andare nei campeggi. E qui in Italia ovviamente avremmo dovuto usufruire dei campeggi, perché come sapete la libera qui non è molto tollerata, anche perché adesso qui arriviamo nell'alta stagione. Un conto è farla libera a febbraio-marzo, un conto farla libera a giugno-luglio-agosto. E quindi sarebbe diventato un calvario, anche perché, come ho sempre sostenuto io, se in Spagna arriva il poliziotto che mi vede parcheggiato in un posto dove non posso parcheggiarmi, alla peggio viene lì, hola, buon dia, come stas? Qui non si può da parcare, quindi prendo la mia caravana e me ne vado. Ma qui ti capita il poliziotto fenomeno, il poliziotto Joe Wayne o il vigile, quello che sia, ti mette la multa, anche perché poi c'è il problema della padronanza della lingua, ci vai a litigare. E visto e considerato che a noi la libera, di vivere in libera, dormire in libera, ne abbiamo fatto uno stile di vita, abbiamo detto, ascoltami, che senso ha portarci la caravana, sclerare dove dormire, cercare posti, avere poi dopo problemi su dove metterci, abbiamo detto, anche no. E le cose vanno come devono andare, uno di voi, uno di voi, cioè uno di quelli che ci segue, che sapeva appunto che avevamo in mente questo progetto, ha un'azienda che fa trasporti e lui fa una spola dalla Grecia al Nord Europa, che noi vorremmo incontrarci in Nord Europa, perché noi l'idea è quella, il progetto iniziale era quello di andare a vedere il Nord Europa, vi ricordate, Danimarca, Svezia, provare a fare un inverno in Svezia. Ora non so se riuscire, la gatta cosa sta facendo, se ne va, ok, vai Mira, non ti preoccupare. Ora non so se riusciremo a fare già quest'anno l'inverno in Svezia, sapete che era uno dei desideri che avevamo, anche perché la caravana è a posto, ma non abbiamo ancora preparato il nostro setup per poter affrontare un inverno in Svezia. Però l'idea è quella di farci la bella stagione nei paesi del nord. Questo è quello l'idea che noi abbiamo. Ed ecco il perché la caravana non è qui con noi, viaggerà sostanzialmente per i paesi europei fino al nord, poi quando lui sarà su, lui ha un messaggio, quindi eventualmente ci lascerà, se siamo già lì ci incontriamo e ce la dà, altrimenti ce la lascerà ferma in un suo messaggio e le cose vanno come devono andare, ragazzi. Quindi sostanzialmente la family ritorna sulla strada in modo un po' alternativo. Per questo viaggio in Italia ci avvaleremo di, adesso qua siamo a casa di amici che ci aspetteranno per un po' di tempo in modo che almeno possiamo fare le nostre cose, robe varie, e poi durante il tragitto abbiamo guardato online, useremo dei B&B, costano sostanzialmente come un campeggio, con la differenza che hai comunque un letto e pim pum pam. Abbiamo calcolato che sarà un viaggio non veloce, non rapido, però comunque vada, non staremo tanto qui in Italia, anche perché se il nostro progetto è quello di farci la bella stagione su al nord, non possiamo rimanere qua dei mesi. E quindi volevamo farvi questo video per farvi capire proprio come la vita è strana e come cambia costantemente e come il clima e quello che ci circonda spesso determina quella che è la nostra esperienza di vita. Ma io penso che una volta che inizi a viaggiare, difficilmente, a meno che non hai dei problemi seri di salute o di che cosa, difficilmente ti fermi. Un viaggiatore non può fermarsi, è una cosa che ti prende dentro. Come ho detto, noi abbiamo voluto tanto una casa, l'abbiamo avuta, però io in cuor mio, te l'ho detto forse un paio di volte, ho detto vedrai che quando comincerà la bella stagione ci tornerà la voglia di viaggiare, perché quando piove, tira vento e fa freddo, avere una casa bella riparata, un bel camino e tantissima roba. Ma ragazzi, adesso cominciano a fare 22-23 gradi, siamo passati poi in Grecia dalle spiagge, la Grecia poi secondo me è un paese da girare, prima o poi ci torneremo in Grecia, non lo so, però la Grecia secondo me è un paese da girare. Abbiamo girato un po' la zona, quello che piace a noi, la montagna, vi dico, la montagna in Grecia è veramente tantissima roba, quindi se amate la montagna e volete vivere in un paese, sentire l'odore della montagna in un paese, andate in Grecia perché è veramente uno spettacolo. Però arrivata la bella stagione, ci siamo trovati lì con, è come un nodo alla gola, anche perché comunque vada, poi la vita sedentaria ti obbliga anche ad avere un certo tipo di vita, perché il discorso economico era, io a vivere in casa spendo come viaggiare, però
se io devo avere una casa e cominciare poi a viaggiare, spendi il doppio, e noi ovviamente, non potendocelo permettere, non è che possiamo fare tutto, diciamo. Poverina, che quando sì, la gatta. Maxi è vicino alla macchina, sì. Maxi con tutto lo spazio che ha sta vicino alla macchina. Le gatte... Come vuole sì. Partire, non so come... Le gatte... Solo i primi 15-20 minuti che le abbiamo messe in macchina, cioè, avevamo capito che ci stavamo muovendo, perché poi abbiamo caricato la macchina, abbiamo sistemato la roba, ma dicendo. Mila già dormiva in caravana tutti i giorni praticamente. Mila nelle ultime due settimane, quando usciva fuori, noi la caravana ce l'avevamo sempre aperta e andava a dormire sui caravana, quindi saliva e non la cercavamo neanche in giro perché era lì. E tu guarda la differenza anche per loro, nella casa là dove eravamo in Grecia, che era in mezzo al nulla, quindi niente vicini, niente giardini costruiti, proprio sì. L'erba quella spontanea che cresce senza tanti fronzoli. Loro si sentivano libere, sì. E la prima cosa che volevano fare è uscire, sì, sì, sì. Qua no. Perché non è che ci sono vicini, però... No, ci sono vicini, perché qui dietro, sì. Qui è una zona di ville, però c'è una villa qua dietro, una villa qua di fianco, e qua c'è il tiro a piattello, cioè lo vedi che è una natura finta. Sì. Poi eventualmente faremo un video dedicato, sì. Perché per me questa è natura finta. E quindi loro non... stanno vicino alla macchina, come dire, ok, quando partiamo, qui siamo... I nostri amici lo sanno, quelli che ci stanno ospitando... E anzi loro hanno messo in vendita anche la casa, perché in un chilometro quadrato ci vivono già 300 persone, quindi capisci che non è questo vivere in natura. Comunque, volevamo darvi appunto queste informazioni, è passato un po' di tempo dall'ultimo video fatto davanti alla grigliata ad oggi, e quindi niente, siamo in Italia per fare questo tour. Ripeto, sarà un tour, non so, penso che rimarremo in Italia al massimo un mesetto, non lo so. Capiamo adesso come va. La zona in cui siamo adesso ci piace e non ci piace. Ovviamente, ripeto, veniamo da un paesaggio spettacolare della Grecia, da un paese molto libero come la Grecia, a un paese dove hai telecamere ovunque, polizia a ogni incrocio, strade rotte, traffico a manetta. Quello che avevamo prima. Quello, no, peggio. È peggiorato. È peggiorato perché... basta pensare che adesso per noi non abbiamo lo speed, per farvi capire, per rinnovare i documenti e robe varie dobbiamo fare lo speed, una roba imbarazzante. Per fare la scheda italiana un pacchetto a 19,90 ne abbiamo pagati 50. Non capisco il perché la gente vive così, però se ci vive perché gli sta bene così, no? Boh. Ha visto solo questa scatola. Ha visto solo questa scatola e non ha visto le altre. E ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video, ne arriveranno altri e niente, la family è arrivata in Italia, Italy Grand Tour, il titolo del video, vedremo cosa ne uscirà fuori, sarà un video un po' una serie un po' alternativa perché non abbiamo la caravana, non abbiamo una tenda, adesso per la tenda non lo so, ci stiamo... Sì, stiamo pensando di procurarcene una, stiamo pensando veramente di procurarcene una perché... La libertà che tu provi con la tenda non la provi con nient'altro. La caravana ha tantissima roba, ci segue, va dove andiamo noi, però è comunque una caravana da bigliettini. La tenda la apri dove vuoi, ovviamente non qui in Italia. Per fare un viaggio itinerante. Per fare un viaggio itinerante è il massimo, soprattutto ovviamente nella bella stagione. Quindi staremo a vedere. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao! Ciao!